Pietà di noi, Signore, mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
O Dio, il tuo unico figlio morente sulla croce ha voluto darci come nostra madre la Vergine Maria, eletta come sua madre. Concedi a noi che ci affidiamo alla sua protezione di sperimentare la forza e la dolcezza del suo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. Elia si legò sulla cima del Carmelo, gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Quindi disse al suo ragazzo: vieni qui, guarda verso il mare. Quelli andò, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta riferì: ecco, una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, attacca i cavalli a capo e scendi perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento. La pioggia cadde a dirotto. Parola di Dio. Grazie a Dio. Rispondiamo: ti seguiremo dovunque ci condurrà di Vergine Maria. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Perché voi siete figli, ne prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo figlio che grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. Se poi figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
In pecora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre lì accanto a lei, discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Quante volte abbiamo ascoltato, riflettuto, pregato su questo testo del Vangelo di Giovanni. C'è sempre quell'idea che accompagna il Vangelo stesso, e Giovanni motiva le cose dicendo «in quell'ora». Per Giovanni c'è un'ora per ogni cosa, ma ogni ora è volontà di Dio che salva. La salvezza ci raggiunge nell'ora. Che dice il tempo? Che dice quello che sto vivendo? Che dice la situazione nella quale io vivo quotidianamente? Che dice la mia famiglia, i miei pensieri, le mie relazioni, i miei affetti, il mio amore? Quella è l'ora. Un'ora dove Dio propone, e propone per bocca di Gesù, Maria come nostra madre. È bello sentir dire: questa è tua madre. E sapere che Maria ripete: lo so, sono i miei figli. È l'esperienza nella quale viviamo la nostra vita di cristiani e la nostra devozione a Maria. Che sia chiaro, non si può essere devoti a Maria se non si è suoi figli. Essere figli significa rinascere continuamente in quelli che sono stati i suoi riferimenti continui, dal momento in cui ha detto sì all'angelo al momento in cui ha detto sì sotto la croce. Essere figli significa riconoscere la sua vita come vita che posso vivere anch'io. Perché, carissimi, tutte quelle volte che ci scusiamo dicendo: ma lei è la Madonna, io sono la povera Cristo, squalifichiamo l'opera di Dio. Perché Dio ci chiama secondo le nostre possibilità. Ha chiamato Maria, ha chiamato me, ha chiamato te, ha chiamato voi. La mia risposta mi fa essere come Maria, mi fa essere figlio. Per cui non posso pretendere di invocare la Madonna dimenticando il fatto che devo essere figlio. Non posso dire di essere devoto alla Madonna se i riferimenti essenziali della vita di Maria non sono i miei. Ci prendiamo sempre quello che ci serve e il resto sono fatti miei. Non è così, carissimi. No, assolutamente. È come quando andiamo dalla nostra madre per spillare quello che ci serve e poi non siamo figli. Che senso ha? Che maternità è quella? È la maternità che mi serve per risolvere i miei problemi? Assolutamente. La vera devozione a Maria è proprio questa. È sapere che c'è un'ora nella quale Dio mi sta chiedendo di dire il mio sì. E non a caso Giovanni dice che è presso la croce di Gesù. Quasi a creare la continuità. C'è un presso, c'è uno stare lì, c'è uno stare accanto, c'è un condividere. E forse non ha detto Gesù a noi: chi vuole essere il mio discepolo prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Se non facciamo questo, non possiamo essere devoti alla Madonna. E non abbiamo nessun diritto di chiedergli l'aiuto, perché non viviamo da lì. Non possiamo essere figli quando ci serve e sconosciuti quando dobbiamo dire la nostra fede. È una responsabilità, carissima.
che rende quotidianamente la nostra vita in continua conversione, riconoscendo quel Dio che mi chiede di colloquiare con lui. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la famosa pagina del profeta Elia che guarda in questa nuvoletta, dice il testo, come mano d'uomo salire dal mare. Ritroviamo lì l'idea di un Dio che mi propone le cose. Nella Bibbia la nuvola è il segno della presenza di Dio. In natura la nuvola davanti al sole fa l'ombra e l'ombra mi dice c'è il sole. Così la nuvola nella Bibbia è c'è Dio e io vedo la sua ombra, vedo che c'è il segno della sua presenza. La nostra esperienza è saper riconoscere questo Dio che mi indica la strada, la conosco, che sa di Vangelo, che sa di sacramento. Questa strada è la strada che ci porta a camminare verso me e con lei verso la santa montagna che è Cristo Signore. In quell'esperienza del cammino noi cerchiamo Dio. Nella spiritualità carmelitana, in maniera particolare negli scritti di Santa Teresa, ci sono queste stanze da attraversare nella vita spirituale fino a giungere alla settima stanza, il paradiso. Sono stanze che dicono vita, quotidianità, esperienza, esistenza, che ci conducono al paradiso. E allora la Vergine Santa, madre nostra, nella quale guardiamo a come dobbiamo essere noi figli, vogliamo ritrovare la gioia di camminare insieme con lei verso Gesù. E così come la Chiesa dai primi secoli ha invocato Maria, anche noi vogliamo dire sotto il tuo manto, nella tua protezione, cerchiamo rifugio. Non disprezzare le suppliche nostre. Donaci la tua presenza, tu che sei la Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Invito il terzo ordine a venire ad altare per il rinnovo annuale della loro disponibilità e professione. Carissime, Dio nostro Padre, invochiamo Dio nostro Padre perché si degni di benedire i vostri propositi che intendete rinnovare
nell'impegno evangelico del terzo ordine carmelitano. Guarda con benevolenza, Signore, queste tue figlie che hai chiamato al terzo ordine carmelitano. Concedi loro di perseverare nel cammino che hanno intrapreso sull'esempio dei nostri santi. Signore nostro Dio, ti chiediamo di benedire e di accompagnare ancora queste nostre figlie che stanno camminando nella conoscenza del terzo ordine carmelitano, degli impegni che da esso ne derivano. Ma che sappiano essere fino in fondo discepoli del tuo Figlio. Benedici questi scapolari che consegniamo a queste nostre sorelle, siano il segno dell'appartenenza all'ordine del carmelitano, sappiano con i loro esempi essere testimoni credibili dell'amore misericordioso. Vergine Santa, custodisca il vostro cammino, la vostra vita, e Dio porti a compimento l'opera iniziata in voi. E ora invito i confratelli e le consorelle a rinnovare il loro impegno. E ora mi rivolgo a voi, consorelle e confratelli del sodalizio della Madonna del Carmine. Il rinnovo annuale della professione che state per me per segno di una rinnovata volontà di appartenere all'arciconfraternita della Madonna del Carmine. Esprime il desiderio di continuare a partecipare allo spirito e alla comunione con la Chiesa locale e richiama il proposito battesimale di rivestirvi di Cristo con l'aiuto della Vergine Maria per camminare nella vita evangelica
finché giungiate alla patria del cielo. Rendiamo grazie a Dio per il dono della fede e dell'esperienza che facciamo in questa vita. Dio che vi ha ispirato questa decisione, vi aiuti a perseverare ancora in essa e a realizzare con la forza della sua, realizzarla con la forza della sua grazia. Vi invito ad emettere la promessa di perfezione nella vostra vita cristiana, seguendo lo statuto e il regolamento della confraternita. Credo che in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Suo Gesù Cristo, preghiamo. Ascolta, Gesù Signore.
segno di sicura speranza e di consolazione, perché trovino in lei con forte rifugio nelle necessità, preghiamo. Per noi qui presenti, perché partecipando con fede e amore a questa Eucaristia, diventiamo come Maria, portatori di Cristo al mondo. Preghiamo. Per Don Umberto, che oggi ricorda la sua ordinazione presbiterale, ricevuta insieme al compianto Don Michele Favulli, perché il Signore lo sostenga. Preghiamo. Accogli, o Padre, le nostre suppliche. Donaci la luce del tuo Spirito, perché sull'esempio della Vergine Maria sappiamo magnificare il tuo nome con la santità di Dio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
sempre santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la bruciata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Severino nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la gioia dei figli. Diciamo: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi abbiamo dimenticato i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni colore, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen.
Cordiero di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Amen.
Signore, che ci hai fortificati con la parola e il pane della vita, fa che sotto la guida e il patrocinio di Maria, quanti si gloriano del tuo nome cristiano, confermino con tutta la loro vita le rinunzie e le scelte del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Stamattina è venuto Don Umberto a celebrare l'Eucaristia, che ti ho fatto gli auguri a nome di tutti. Sono 65 anni di sacerdozio, ho detto Don Umberto, quando tu sei diventato prete, io ancora non c'ero. Quindi sei un pilastro, e ti ho fatto gli auguri anche a nome vostro, mi ho chiesto di chiederti di pregare per te, perché la Madonna lo custodisca ancora. E poi, come sapete, domani le messe inizieranno alle 7.30 ogni ora, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Alla fine della messa delle 11.30 ci sarà la supplica, come ogni anno. E poi nel pomeriggio alle 18.30 la messa per gli artigiani e i muratori, e poi alle 20.30 la messa presieduta dal nostro vescovo. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.